Ciao da Emiliano, questa volta vediamo un effetto che sfrutta molto la tecnologia e i progressi del digitale di questi ultimi tempi, è il Morpheus Drop Tune, un effetto che è in grado di abbassare il suono della chitarra in modo polifonico a step di semitoni per 3,5 toni, oppure per 1/8. Tutti i dettagli sull'articolo di chitarre di questo mese. E passiamo alla prova con una chitarra elettrica prima ed acustica poi. Sentiamo prima come si abbassa l'intonazione col procedere dei preset dell'effetto. Questo è il suono senza effetto. Andiamo all'ottava. Bene, vediamo adesso la capacità del drop tune di mantenere il timbro della chitarra con l'effetto inserito al procedere dell'abbassamento di tono. Suono una frase senza l'effetto. Inserisco l'abbassamento di un semitono. E suono la frase un semitono più in alto, così che l'effetto è lo stesso. Così è con il drop tune inserito e così è senza. Con. E senza. Scendiamo di un altro semitono, quindi siamo un tono sotto. Inserisco l'effetto e alzo di un tono la frase. Ripetiamo. Ok, scendiamo 4 semitoni, quindi 2 toni, e vediamo che succede. Frase senza effetto. E frase con effetto. Scendiamo adesso fino a 12 semitoni. La possibilità di usare la polifonia.
rende il suono quasi organistico, al punto che si può azzardare. Bene, ho preso la chitarra acustica, provo a suonare una sequenza di accordi senza effetto prima e poi inserisco l'effetto e abbasso di un semitono per volta. On a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna stay here, Joe. E proviamo con un arpeggio. Ed anche con il Morpheus Drop Tune è tutto. A presto da Emiliano. Ciao.